È stato dedicato al bimbo di 3 anni, ucciso e poi bruciato in Calabria. Il protocollo d'intesa firmato oggi dal ministro dell'Interno, dal capo della polizia e dal garante per l'infanzia. Noi abbiamo un sogno. Sogno di essere ascoltata quando parlo. Sogno di essere curato bene. Sogno che non esistano più abuso e violenza. Più attenzione e sensibilità verso bambini e ragazzi, dalle vittime ai testimoni di reati e di bullismo, senza dimenticare i minori immigrati che arrivano nel nostro paese non accompagnati o quelli che cadono nelle trappole del web. E quanto messo a fuoco nel protocollo d'intesa firmato dal ministro dell'Interno Alfano, dal capo della polizia Panza e dal garante per l'infanzia Spadafora. Un accordo che Alfano ha dedicato a Cocò, il piccolo di 3 anni, ucciso e bruciato in Calabria 10 giorni fa, affinché fatti come questo non si verifichino più. Previste la formazione per i poliziotti che si relazioneranno con gli under 18 e campagne di sensibilizzazione. Un patto di ferro per la tutela dei minori e il rispetto delle regole. Credo che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualche modo si metta anche in discussione, apra alla possibilità di rivedere nella prassi alcune cose che oggi accadono, magari non in maniera totalmente corretta nei confronti dei bambini e adolescenti. Pensiamo a quanti casi di cronaca che hanno coinvolto polizia e bambini e non sono sempre andati come avremmo voluto. Quindi credo che il passo avanti sia determinato dalla volontà sincera e forte di fare in modo che episodi come quelli che a volte ai quali abbiamo assistito non accadano più. Silvana Versa, Sky TG24.